Ce ne siamo, viva Radio 2! Da Bologna, eccoci. Caro Baldini, sì, dimmi. Dobbiamo ricordare una cosa molto importante che si terrà a Teramo, scusate, una rassegna dedicata a Ivan Graziani, a cui va un applauso, si chiama Pigro, ci saranno gli Avion Travel, Baccini, Malamorro, Ballantini, Frizzi, insomma un sacco di gente, quindi il 15 e il 16 marzo, tu l'hai conosciuto, vero Samuele? Sì, l'ho conosciuto negli ultimi anni. Negli ultimi anni, sì. Noi lo ricordiamo sempre, abbiamo più volte cantato con Cremonesi, anzi se mi consentite? Beh, prego. Ogni volta che dico, sento il nome di Graziani, mi viene da dire... Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. La ra 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 ra, ra 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 ra. A Teramo, mi raccomando, è il momento, Samuele. Sì. Samuele, quella che io ho definito un capolavoro, non sono l'unico a dirlo, di questo pezzo veramente bello di Samuele Bersani, si intitola Giudizi Universali. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'highwall. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro al serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Ecco, quando sei arrivato a questo punto, no? Che avevi finito, dici, guarda, l'ho finita. Pensa, questa canzone aveva un'altra musica. Cioè? Ah, sì? Avevo scritto il testo prima della musica. Uh-huh. E la prima versione di questa canzone aveva una musica che secondo me voleva essere Battisti. Ma non era, perché io non sono Battisti. E quindi quando l'ho ascoltato ho detto, boh, mi sembra una stronzata. Allora... La risuonata. Ho rifatto da capo insieme a Beppe Donghia, che all'epoca lavorava con me, la musica di questo pezzo, ed effettivamente quando ho finito l'ultima traccia, eravamo in studio, no? L'ultimo take, come si dice, sì. Ho avuto l'impressione di avere davanti una bella canzone. Una bella canzone. Però nessuno indovina il titolo. Perché questo plurale è un po' fighetto, no? Cioè, se quando vado a Napoli, questo lo racconto davvero sempre. Cioè, racconta che entro... non lo so. Non l'hai neanche io. Non lo so, io ho sempre sbagliato i titoli delle mie canzoni, non me la so mai allora? Fatta facile. Quando entro nel taxi, che te vedi proprio gli occhi di Clint Eastwood nello specchietto, no? Che c'è il tassista che ti guarda così.
che ti dice: ma tu sei io Bersani, quello di O Diluvio Universale. Quindi questa è basica, ce ne sono altre che... Devo dire che Samuele, secondo me tu c'hai anche un altro futuro comico, eh? Sì. Perché tu racconti bene, fai ridere, cioè tu potresti fare un bello spettacolo, non so, io sinceramente non ho mai visto, non sono mai venuto, devo venire a vederti, che sono convinto. Sono un bel patacca io. Sì. Come dice dalle sue parti, cattolica si dice patacca. Se è un bel patacca, ma anche fai così nei concerti, sì, tra una canzone e l'altra. Un concerto non deve essere mai come andare a vedere vedere un disco. Bravo, io sono d'accordo. Proprio è una noia. Io voglio che la gente torni a casa con un valore aggiunto. Magari è un po' ipocrita, perché non è che puoi pensare di conoscere una persona perché l'hai vista 2 ore e mezza su un palco. Però a me proprio piace raccontare anche le cose che legano le canzoni, ma anche delle altre cose. Cioè, c'è qualcos'altro da raccontare? Cioè, mi piace talmente tanto sentirlo. È vero. Se ti viene in mente una cosetta, un aneddoto di questi dei tuoi, così, perché a questo punto penso che tu ne abbia veramente tanto. No, ne ho parecchi. Non so, ad esempio, a metà tournée è uscito un articolo che io ho qui, perché questo è il libro della tournée. Era uscito su, non mi ricordo su quale giornale, mi pare Grazia. E io mi sono ritrovato in un contesto stranissimo che diceva: maschi alfa, ecco le istruzioni per l'uso. E i personaggi erano 4: D'Alema, John Elkann, Fabio Capello e io. Ho detto: ma avranno sbagliato foto, cioè volevano trovare, non hanno trovato magari. Maschio alfa? Sì, io sono. E cosa dicono? Io sono questo. Allora, dice: primeggiano e odiano sentirsi vulnerabili. Gli uffici e i piani alti dei grattacieli sono il loro habitat naturale. Io sto in piano terra con le grate. Vogliono il successo a ogni costo. Io sono proprio uno che non vado mai da nessuna parte. Sembra che quasi non lo voglia. Sono i maschi alfa, la nuova specie di uomo vincente metropolitano. Un tipo di uomo capobranco che si può trovare ai vertici delle grandi. Samuele Bersani. Io non c'entro un cazzo. infatti poi dopo questo testimonio mi è arrivata una lettera il giorno dopo, no? Ero stato da Baudo il giorno prima, no? Dice così, questo per capire un po' quelli che mi seguono, che mi conoscono, sanno che faccio pochissimo, insomma. Oggi sono accadute 2 cose strane, ero a pranzo, ho visto la pubblicità dell'Aldi qua in TV, ma soprattutto stasera ti ho beccato a Domenica Inn. Che cosa succede? Va tutto bene o ci sono dei problemi? Samuele Bersani, un grande. Un grande, allora un attimo, sì. Non ho capito se era una. Proviamo a chiamare. O sì. L'avete già fatto? No, scusate. Sono... Punto interrogativo. Ah, punto. Sì, alla fine mi chiedono che fa. Chiamiamo Mike. Sì, davvero. Vero? Certo. Che dici, Samuele? Ma tu hai sentito? Anche ieri, sì. Che ha fatto ieri? Mi ci ha mandato a quel paese. Sì, aveva una riunione. Sa tutto lui. E il giorno prima che aveva il cane che faceva. Sì. Non ero a fare fisioterapia. Il cane Bozzi. Sì. Però prima, attenzione, ci colleghiamo. Tu hai letto per caso qualche libro di Federico Moccia? No, però no, non l'ho letto. Hai visto qualche film tratto da? No, però l'ho sentito parlare, proprio mi è rimasto tatuato come timbro di voce. Sì, adesso insomma proviamo a chiamarlo, dai. Degli adolescenti, sì. Noi per lui siamo anziani. Siamo anzianissimi. Sentiamo